Ehi tu, sì, dico a te che stai guardando questo video, ma ancora non sei iscritto al canale. Iscriviti, potresti trovare nuove cose interessanti da vedere. E mi raccomando, lascia un bel like per sostenere me e la serie. Detto questo, ragazzacci, bentornati sulla Redcraft 2. Allora, ragazzuoli. Siamo tornati nella nostra casettina. Vorrei iniziare quest'oggi raccontandovi alcune cosettine che stanno succedendo sul server. A quanto pare un losco figuro sta attuando qualche piano strano per, come dire, trasportare tutta quanta la serie in una sorta di grande fratello perenne. Sta costruendo una base sotterranea in fondo al mare e si avvicina con fare losco lanciando palle di neve in modo insensato. Non mi spiego. Quindi un po' tutti quanti sul server ci stiamo attivando per proteggere noi da questa sorta di magnate della vita in diretta, costruendo, diciamo, delle città fortezza sottoterra. E ovviamente portando avanti il progetto di un Toria. E incredibilmente, ragazzotti, ho scoperto mentre lavoravo nella città di un Toria che il buon Minuzzo è un discreto compagno di ignorantate. Non l'avrei mai detto, però è così. Difatti, come potete vedere da queste immagini abbastanza divertenti. Ci siamo dilettati nel trasportare mob a destra e a manca, ma arriveremo anche a questo. Ed eccoci spostati invece al secondo perimeter che finalmente sono riuscito ad ultimare in ogni suo blocco. Lo spero tanto perché rimettermi a controllare tutto non c'ho un caspita di voglia. Però come potete vedere è tutto quanto vetro ovunque. Quindi questa zona è free mob. Bene. Ora dobbiamo un attimino decidere tutti insieme se farci qualche decorazione sul pavimento ed eventualmente magari finire di sistemare. Con calma. Non ci ho voglia, mo. Ma veniamo a quello che è un po' l'argomento di oggi. E dunque, ragazzotti, siamo arrivati finalmente a Untoria con il buon Suriv che ci darà una mano per l'episodio di oggi. Ciao a tutti intanto. Ciao. Allora, partiamo col dire che, come potete vedere, qualcosa è cambiato alle porte di Untoria. Molto è cambiato. Sì. Certo, completamente diverso dall'ultima volta che sono venuto qua. Ok. Allora, vado in trigger così però mi faccio vedere meglio tutto quanto. Allora, partiamo col presupposto che ho messo queste qui che dovrebbero essere delle tende, perché ovviamente chi arriva alla città di Untoria deve, tanto per cominciare, essere accettato per poter entrare e quindi prima di poter entrare dentro ha la possibilità di sostare, no, in queste tende che sono all'esterno. Difatti qui ci sono Aldo, Giovanni e Giacomo, Li ho visti. che purtroppo loro non verranno mai accettati nella loro vita e quindi si stanno qui al fuocherello a scaldarsi. Dalla Bellissimo. parte di qua invece c'è questo che ancora non gli ho dato un nome, però mi aspetto da voi un commentino con un nome Andate ignorante. con la vostra fantasia. Esatto, che anche lui è qui che aspetta, però purtroppo mi sa che starà all'addiaccio. Sopra le mura di Untoria invece ci sono questi simpatici scheletri, questo zombie, che sono stati arruolati per essere diventare, diciamo, delle sorta di guardie sul camminatoio, diciamo così. Lo scheletro di destra non sembra molto attento a fare guardie. Sta guardando un po' da. Sì, si sta facendo un attimino l'affaracci suoi. Sì. Tu, allora, parliamoci chiaro, eh? Sei appena arruolato, eh? Ok, la vedi questa? La vedi? Fai bene il tuo lavoro, altrimenti, eh? Va bene. Allora, venendo un attimino a quello che dobbiamo fare oggi,
Ce lo spiegherà Suriv. Allora, da Suriv SPA è stato ordinato un meccanismo da Simo per poter aprire una futura porta che ci sarà qua. La porta, esatto, perché io non so fare porte, cioè non ai livelli di Bisunto o Brubri, la faranno loro, quindi la stanno già progettando e ci sarà una porta magnifica qua, super veloce, super compatta come piace loro. Io farò un sistemino semplice, tramite l'idea di Simo che mi ha detto questa cosa qua, di fare l'apertura della porta rompendo dei blocchi delle mura nascosti. Cioè questi blocchi qua saranno delle mura, ma non sapremo quali sono. Però rompendo 5, 6, non lo so quanti blocchi vuoi tenere. Vediamo un attimino, mo ci aggiustiamo un attimino. Esatto, però rompendo tipo quei blocchi lì segreti, praticamente si può accedere all'interno di un Toria. Quindi saranno dei blocchi, esatto, nascosti, ma solo i prescelti sapranno quali blocchi sono quelli per la combinazione giusta da rompere. Precisamente. Direi di, per spiegarvi bene come funziona il circuito, di spostarci nel mondo di test, così perlomeno Suriv vi può spiegare per bene come funziona tutto quanto. Ed eccoci qua nel mondo dove armeggiamo tutti insieme e facciamo cose strane e complicate, e questo, diciamo, è il circuito che Suriv si è inventato un attimino per fare quello che c'è da fare. Da quello che ho capito, se non sbaglio, se noi andiamo a rompere questi blocchi, come potete vedere, il blocco viene rimpiazzato, però il blocco di lana si sposta in questa posizione, giusto Suriv? Esatto, sì. Rompendo altri blocchi, il circuito arriva a portare il segnale di redstone in fondo e poi si resetta. E non abbiamo fatto in tempo, però adesso devo faccio aprire io, la porta. Perché viene proprio un impulso unico. Esatto. E questo impulso si può usare per aprire eventuali porte, aumentare di ritardo, facendo quello che si vuole. Comunque, sono questi qua i blocchi da rompere. In qualsiasi ordine, una volta rotti, si resetta il circuito e si dà un impulso per aprire un'eventuale porta di qualsiasi tipo. Esatto. Come funziona tutta questa baradana qui? No, sono semplicemente degli stone generator al posto di essere cobblestone, perché la lava cade dall'alto sopra l'acqua, quindi si genera la stone al posto della cobblestone. E quindi ogni volta che si rompe questo blocco di stone, togliamo questi qua che possono essere di intralcio per far comprendere, diciamo, era solo per estetica, per comprendere meglio appunto come sarà a livello del muro. Togliamo tutto, perfetto. Quindi questa è la stone generata. Quando noi rompiamo la stone, sotto c'è un observer che, oltre ad andare al pistone che poi muove il blocco di lana verde in questa posizione qua, perché si attiva, perché viene rotto, viene rimandato un segnale dietro al pistone che spinge il blocco successivo di stone appena generato. E dato che non sarà così veloce la rottura dei blocchi, possiamo anche permetterci di avere un minimo di ritardo della rigenerazione della stone. Quindi adesso è rigenerata, si può rirompere. Non ci importa che sia immediata la spinta del blocco, ma solo quando lo rompiamo ci serve che sia disponibile il blocco per essere rimesso in posizione. Esatto, precisamente. Quindi direi di tornare sulla red, vediamo di organizzarci un attimino, fare il circuito come andrebbe fatto, e ci vediamo tra un pochetto. Signor Zombie, lei ci è venuto a vedere, ma mi sa che non è posto per lei questo. Comunque, per ora può stare lì comodo, basta tardi. Che non faccia casino. Come sei cattivo. Allora, veniamo un po' a quello che abbiamo fatto. Qui è un po' tutto un casinato, però cercate di seguirmi perché ci ho capito poco pure io. Allora, questi qui sono i cobblestone gli stone generator che vi abbiamo fatto vedere prima nel mondo in creativa. Praticamente, rompendo un blocco particolare che non vi farò vedere, questi qui generano un nuovo blocco di stone che viene sostituito a quello precedente. Quando lo fanno, ovviamente generano un segnale, bravissimo Suriv, che porta, grazie a questa line di redstone, che è incredibilmente lunga e funzionale. No, no, non è funzionale, devo mettere dei repeater. Ah, ecco, mi sembrava strano. Adesso va bene. Porta il segnale a questi pistoni che, come abbiamo fatto vedere nel mondo in creativa, praticamente vanno a chiudere il circuito e riportare il segnale qui a questo repeater, che sarà l'output della chiave del portone di un... Faccio attivo qualche circuito così vedi che funziona. Metto un bel ripeterino anche qua in mezzo, già che ci sono. Tanto non fa mai male.
E proviamo subito quest'ultimo, se funziona. E se mi ricordo qual è il blocco da rompere. È arrivato? È arrivato il segnale e ha fatto spostare il blocco di legno. Perfetto, funziona tutto. Okay. Ora, quindi quando saranno tutti attivi, il segnale passerà, arriverà qua e con questo potremo aprire la porta. Ci siamo dimenticati di fare il sistema di resettaggio. Hai ragione. Ci dimentichiamo un bel po' di cose ultimamente. Va bene, dateci un attimo. Allora, ragazzuoli, ci siamo un attimino impazziti un secondo perché non ci tornavano alcune cose. Comunque, piano piano ci siamo arrivati al quid della situazione. Questo è il circuito finito, molto probabilmente Sulib ce lo spiegherà nel dettaglio, non so se ora o in un suo video. Non so, no, praticamente allora questo pistone qua viene attivato dal primo stone generator quando si rompe, questo è la seconda, questo è la terza, questo è il quarto, quindi tutti e quattro vengono spinti, non sono sticky piston, quindi rimane qua il blocco di legno in questa posizione qua e il segnale che è partito da questa leva prosegue man mano grazie a dust o repeater, va avanti nei blocchi fino ad arrivare all'ultimo blocco. Quando è arrivato fino a questo blocco qua il segnale, quindi tutti i blocchi si trovano in questo punto qua, si può aprire la porta e inoltre si può resettare da questa parte rispostando quel blocco in una posizione iniziale per resettare tutto il circuito. Esatto. Cioè quello che ci eravamo dimenticati di fare. Esatto. Che abbiamo fatto tipo 30 volte. Va bene. E detto ciò, ragazzacci. È cambiato lo spettatore, detto ciò. Intanto qua. Salve! Lei è peggio di quello di prima, quindi arrivederci. Evitare. A posto. Facciamo l'altro, vai. Ragazzacci, spero che questo video vi sia piaciuto. Siamo riusciti a cacciare fuori dell'ignoranza anche con Sulib, rendetevi conto. Ovviamente vi tutti fate lasciare un like, un commento e condividere questo video su tutti quanti i vostri social. Di cui dall'altro trovate i nostri in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Da un abbraccio e da Sulib un salutone e un abbraccio. E alla prossima, gente. Ciao ciao! Ciao.